Fabrizio Pagani, Global Head of Economics and Capital Markets, Muzzinich & Co. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi, piacere essere con voi. Piacere nostro. Intanto volevo partire appunto da quel titolo del WSJ che ci indica naturalmente le possibili pressioni inflazionistiche che già stanno iniziando ad essere presenti soprattutto per quanto concerne i cosiddetti consumer prices. Le volevo chiedere, è preoccupato in qualche modo? Ma questo è un punto importante perché fino adesso abbiamo visto aumenti sulle materie prime, sulle commodities ad ampio raggio, ma fino adesso non si erano molto traslati in aumenti dei prezzi finali, quelli quindi che contano per il consumatore. Se questo avviene, chiaramente cominciamo ad entrare in un nuovo scenario. Bisogna vedere in che misura avviene e soprattutto quanto è duraturo. D'altra parte, chi ha le migliori informazioni su questo su queste questioni è naturalmente la Fed, e il presidente della Fed continua a dirci che gli aumenti inflattivi sono di tipo transitorio, quindi dobbiamo in qualche modo affidarci a lui. Sì, senza dubbio, ha confermato anche Janet Yellen che le pressioni inflazionistiche a rialzo saranno transitorie, però dall'altro canto, secondo lei, volevo capire se è stato sottovalutato in qualche modo soprattutto il rialzo del prezzo del petrolio? Ma guardi, noi ci siamo in un momento che ormai si protrae da qualche anno, in cui gli aumenti delle materie prime non necessariamente hanno un impatto sui prezzi finali. Questo perché da un lato le imprese hanno maggior capacità di assorbimento delle variazioni di prezzo, quindi quando scendono quando aumentano tendono a mantenere i prezzi costanti per il consumatore finale. Dall'altro perché le materie prime costituiscono sempre meno la parte principale dei prodotti che consumiamo. Insomma, in una macchina il valore aggiunto è dato dall'elettronica e dal digitale più che dall'acciaio e dal ferro come prima era. Quindi questo può spiegare alcune cose. Naturalmente se questi aumenti sono dovuti anche a aumenti della logistica, dei prezzi di trasporto, insomma questi famosi bottlenecks di cui parla Powell, colli di bottiglia ci sono e sono dovuti alla pandemia. Vediamo quanto sono importanti e soprattutto quanto sono duraturi, perché insomma la pandemia ha portato ad un processo di dislocazione, no? Di dislocazione dell'incrocio tra domanda e offerta in tanti settori. Nel settore del mercato del lavoro, nel settore delle commodities, nel settore del credito e così via. Quanto questo effetto di dislocazione durerà non lo sappiamo, però è pensabile che rientri nei prossimi mesi e che si ritorni a una diversa normalità, ma una normalità entro un anno. Invece abbiamo visto settimana scorsa, venerdì, un dato estremamente atteso, ovvero i cosiddetti non-farm payrolls. Gli americani hanno guadagnato poco più di 200.000 nuovi posti di lavoro, però le attese erano ben più alte, circa 1 milione, poi dipende naturalmente dalle diverse piattaforme. Però a questo punto possiamo, come dire, lasciare da parte il discorso del tapering che era sempre più presente nel mondo della finanza, insomma, anche perché bisogna dire che Bank of Canada e Bank of England ci hanno indicato già un rallentamento per quanto concerne gli acquisti nell'ambito del QE. Beh sì, mi faccio dire due parole sui dati della scorsa settimana del mercato del lavoro. Anche lì a mio avviso è un caso sostanzialmente di dislocazione temporanea, perché abbiamo avuto, come dire, una fortissima ripresa nei mesi di marzo e anche febbraio, quindi quando l'economia ha cominciato a riaprire c'è stata un'immediata ripresa delle assunzioni. Dopo il tema della dislocazione della domanda e offerta si è posto, nel senso che alcune delle persone probabilmente continuano a beneficiare di
sussidi da parte del governo dati a seguito della pandemia e quindi non necessariamente hanno un interesse a ritornare sul mercato del lavoro immediatamente. Altri probabilmente hanno deciso anche di lasciare il mercato del lavoro tradizionale e dedicarsi ad altre cose o uscire proprio. Altri ancora si sono spostati, quindi questo lo vediamo anche in Italia, per esempio. In Italia alcuni hanno lasciato il settore dei servizi, che rimangono chiusi, rimangono semiaperti, per andare nel settore della manifattura, che invece sta funzionando a pieno di regime. Quindi, ancora una volta, la parola dislocazione è una parola chiave. Effettivamente quel dato rallenta ancora di più ogni possibilità e ogni, come dire, anche discussione su una normalizzazione delle politiche monetarie. D'altra parte vediamo, io direi aspettiamo che il mercato del lavoro sia veramente stabilizzato su livelli di impiego soddisfacenti e poi probabilmente a quel punto la Fed tirerà le proprie conclusioni. Ecco, un altro punto interessante è che per il momento c'è forse più offerta a livello di lavoro e meno domanda per diversi motivi, come lei ha già sottolineato. Corretto. Però crede che uno dei motivi principali sono questi pagamenti one-off dall'amministrazione Biden? Può essere uno dei hanno motivi, danneggiato, ma anche hanno questo... danneggiato il mercato del lavoro? No, sì, può essere uno dei motivi, però anche questo terminerà ben presto. Insomma, i sussidi statali sono destinati a durare un certo numero di settimane, di mesi. A quel punto, ancora una volta, questo effetto di dislocazione verrà meno. Secondo me sarà più interessante vedere se nel medio-lungo termine vi sono anche proprio dei cambiamenti tra settori, tra quali, i settori che reclutano, che assumono in maniera più importante, se stanno cambiando. Vedremo. Ottimo, grazie mille a Fabrizio Pagani, Global Head of Economics and Capital Markets. Buona giornata.